Oggi questo incontro ha come sottotitolo, ripenso ai giorni passati, il libro della storia alla luce del Salmo 77 che noi abbiamo appena ascoltato nella versione di Padre Turoldo e molto espressiva. Ci possiamo chiedere, in forma interrogativa, in altre parole rispetto a quella del sottotitolo, come è possibile leggere nella storia il passaggio di Dio, la sua opera e la sua grazia. Il Salmo 77 ci dà una risposta, ci dice che meditare e ricordare sono un modo per leggere nella storia la presenza di Dio. Solo che fare memoria non è così facile, così spontaneo, così lineare. Bisogna imparare l'arte della memoria. E il Salmo ci insegna proprio questa esperienza. E ce l'insegna in tempo reale, passo dopo passo, proprio come si dispiega nell'anima del salmista. Allora capite che ricordare alla fin fine è un esercizio spirituale, è un discernimento spirituale, perché bisogna imparare e saper ricordare. Non tutto deve essere ricordato. E c'è una memoria che spesso ci spiazza, ci ferisce, ci fa del male, di cui pure il Salmo parla, e c'è invece un'altra memoria, un altro ricordo che ci apre alla gioia, alla vita. Il Salmo 77 inizia con un grido molto forte, un grido che si innalza verso Dio senza trovare riposo, senza lasciarsi calmare. Ed è un grido, una voce gridata, a cui si accompagnano anche le mani agitate, scomposte, nervose. E poi c'è anche il pianto, ci sono anche le lacrime. Viene anche descritto il momento di questa preghiera. È una notte insonne. L'orante, il salmista, si trova a meditare, a ripensare al suo rapporto con Dio, il suo e anche quello del popolo di cui fa parte, e trova che questo rapporto forse si è irrimediabilmente logorato. Per questo la preghiera inizia come un grido che squarcia la notte. Qual è il problema che fa sgorgare questa preghiera come un grido? Il salmista non è agitato a causa dei nemici, come avviene in tanti altri salmi, e neppure a causa del peccato suo, personale, come pure avviene in tanti altri salmi. Che cos'è che fa problema? È Dio stesso. Tu trattieni dal sonno i miei occhi, quasi, dice il salmista nei confronti di Dio, quasi accusandolo di essere lui il motivo della sua inquietudine, e poi è lui, è sempre Dio che lo lascia turbato e senza parole. E allora il nostro salmista, in questo momento di grande difficoltà, cerca rifugio nel ricordo, nella memoria. Tra l'altro aggiunge anche un particolare molto bello: un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Nel Salmo di solito non si legge la sovrascritta dove si dice l'autore e la circostanza, e lì si dice che questo Salmo è di Asaf, e Asaf era un cantore levita
del Tempio di Gerusalemme al tempo di Davide. E quindi lui si ricorda dei canti di quando lui era nel Tempio, canti e inni che volevano lodare ed esaltare le grandi opere di Dio. Ma cosa succede? Che mentre di solito il ricordo dovrebbe generare fiducia, speranza, qui accade il contrario. Il ricordo lo getta nello sconforto, la meditazione lo getta nell'abbattimento. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. E qui sarebbe quasi più giusto intendere così: più ricordo e più gemo, e più medito e più mi abbatto. Questo capita spesso alla memoria, di essere, come il salmista, tutto concentrato su di sé, sul proprio dolore. E notate che il salmista, fino a questo punto, ma poi anche nei versetti successivi, poi ci sarà la svolta, il salmista è tutto ripiegato su di sé. Lui continua a dire io, il mio. Non c'è posto per nessun altro. Lo stesso Dio viene percepito come e sentito come un problema. E questo diventa motivo per il salmista di fare delle domande a Dio. Sono 6 domande e poi la sua conclusione. Sono domande che toccano il cuore della fede, vale a dire che riguardano Dio, la sua misericordia, il suo amore, la sua promessa, la sua forza. Dove sono andate a finire tutte queste qualità di Dio? La prima serie di domande sono sempre 2 per 2. La prima serie di domande riguarda la benevolenza. Forse il Signore ci respingerà per sempre e non sarà più benevolo con noi? L'amore benevolo di Dio sembra sparito. Lui ci respinge. La seconda serie delle altre 2 domande mette a fuoco l'amore di Dio. È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Se Dio non è più fedele, non è più affidabile, allora tutto è finito. Poi la terza serie di domande, che è l'ultima, riguarda la grazia, la misericordia, quella che ti prende nelle viscere e che ti muove a compassione, quella che tante volte è stata celebrata di Dio e che ora invece diventa il suo contrario. Può Dio aver dimenticato la pietà, aver chiuso nell'ira la sua misericordia? Noi potremmo riassumere queste domande in un'unica: ma Dio ci vuole ancora bene? È una domanda che scuote la fede. E a queste domande si concludono poi con l'affermazione del versetto 11, è la fine della prima parte, e ho detto: questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Nell'Antico Testamento la destra viene sempre celebrata come l'immagine, il simbolo della potenza di Dio. Qui però la destra dell'Altissimo non fa più questo. Questa è un modo di fare memoria che non porta da nessuna parte. È una memoria che è tutta ripiegata su di sé,
è una memoria che deforma l'immagine di Dio, che ne fa una caricatura, è una memoria che non è neanche in grado di rileggere gli eventi del passato per coglierne il senso. Ed è a questo punto che avviene la svolta, la trasformazione, il cambiamento. Noi qui lo leggiamo di seguito, ma potrebbe servire molto tempo, per cambiare il nostro tipo di ricordare, la nostra memoria. Quanto tempo restiamo in una memoria che ci spiazza, ci ferisce, ci fa del male, ci fa vedere solo quello che è negativo. A volte possono servire, possono passare degli anni, ma avviene la svolta, Nel Salmo è così. C'è un modo diverso di ricordare, di ripensare, di meditare, di riconsiderare le grandi gesta di Dio. Ed è quando la memoria, da dolorosa, che ci ferisce, diventa una memoria credente. Qui dobbiamo usare un termine importante nella Bibbia, quando la memoria diventa un memoriale. Quando è che è un memoriale? Quando io intuisco che l'opera di Dio non è rinchiusa, relegata nel passato, ma che può ancora rivivere e fare qualcosa nel presente, nell'oggi. E che cos'è che fa questa trasformazione? Poi lo sentiremo meglio quando il Salmo verrà integralmente letto e poi quando voi lo rileggerete personalmente, lo mediterete personalmente. Siamo al versetto 12 e il salmista dice ricordo, è lo stesso verbo di prima, ma cambia la sfumatura. Ricordo i prodigi del Signore, sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo, vado considerando le tue opere, medito tutte le tue prodezze. Sentite quale trasformazione anche è avvenuta nel modo di esprimersi del salmista? Prima lui diceva soltanto io e mio, ma adesso il salmista è tornato a dare del tu a Dio, le tue opere, le tue meraviglie, le tue gesta. Non solo, hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe, il versetto 16, guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Prima del popolo non c'era traccia, non c'era nessuno al di fuori del salmista. Adesso invece il popolo è ben presente. Ed è presente con questa menzione che riguarda sia gli antenati, i capostipiti, i figli di Giacobbe e di Giuseppe, Mosè e Aronne, che sono stati le guide del popolo nel cammino verso la terra promessa. E allora qui cominciamo a capire a che cosa il salmista fa riferimento, che cosa diventa l'oggetto della sua memoria, ecco, del suo ricordo. È l'esodo, è la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, è il passaggio del mare, ma è qualcosa che non è nel passato solo, relegato là, è avvenuto una volta, tutto finito. No,
si può realizzare anche oggi. Oggi si può rivivere un nuovo esodo, un nuovo passaggio. E qui è molto bello vedere come nel Salmo non sono soltanto anche gli altri popoli che vengono chiamati ad essere testimoni di questa novità. Versetto 15 dice: tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra i popoli. Tutti vedono, tutti assistono quello che Dio sta facendo per il suo popolo, per Israele, ma è l'intera creazione che viene chiamata ad essere testimone. Sono i versetti dal 17 al 19, dove si dice, le leggo molto velocemente: ti videro le acque, Dio, ti videro le acque, ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciavano acqua, scoppiava il tuono nel cielo, le tue saette guizzavano, il boato dei tuoi tuoni nel turbine, le tue folgori rischiaravano il mondo, tremava e si scuoteva la terra. Terra, tutti questi agenti atmosferici, le acque, è tutta la creazione che diventa testimone delle grandi opere che Dio sta compiendo per il suo popolo. E cos'è che qui viene ricordato, celebrato e cantato? Dice il salmista: o Dio, santa è la tua via. Versetto 14. Versetto 20, che riprende: sul mare la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Qui viene ricordata la via santa, cioè è quella strada che solo Dio è in grado di aprire a favore del suo popolo. E questa via dove si apre? Si apre sul mare. Ora, a noi il mare piace, perché ci andiamo in vacanza, ma per gli israeliti il mare non è un posto di vacanza. Il mare è il simbolo della morte, è il simbolo del caos. E l'immagine che sta dietro a questo versetto è il popolo di Israele che si trova davanti al Mar Rosso e non sa come attraversarlo. E dietro c'è l'esercito egiziano che è lanciato all'inseguimento e quando arriverà farà strage di tutti. Morte dietro e morte davanti. Il mare. E dove c'è un ostacolo insormontabile, Dio interviene, apre la strada. Di fronte all'impossibile si apre il possibile di Dio. E tuttavia, stiamo andando alla conclusione, E tuttavia questa via santa, dice il salmista, rimane invisibile. Rimane invisibile perché è operata solo da Dio e solo nella fede noi possiamo riconoscerla. C'è una via santa, c'è un passaggio possibile, invisibile, che però rimane invisibile, quindi noi possiamo soltanto trovarne le tracce. Ora, voi potreste dirmi: bello il Salmo, bella l'esperienza a cui fa riferimento il salmista, l'esodo, la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, il passaggio del mare, ma noi siamo cristiani, noi non siamo ebrei e quindi cosa facciamo? Se l'esodo è l'evento fondatore per la fede di Israele,
la Pasqua di Gesù è il compimento di questa storia di salvezza. Per ogni cristiano fare memoria dell'Esodo è fare memoria della morte e risurrezione di Gesù. E quindi non siamo estranei. E qui c'è qualcosa nel Salmo che parla anche alla nostra fede cristiana. E anche il passaggio di Dio nella vicenda di Gesù, nella sua morte e risurrezione, è molto simile a quello di cui ci ha parlato il salmista. Anche lì le orme sono rimaste invisibili. Nessuno è testimone della risurrezione di Gesù. Ci sono soltanto il Padre e lo Spirito Santo e nessun altro. E la risurrezione di Gesù noi la possiamo rivivere e meditare facendo memoria, imparando l'arte della memoria. C'è un testo che è perfettamente parallelo al nostro Salmo 77, un testo del Nuovo Testamento evidentemente, ed è l'episodio di Luca 24, i discepoli di Emmaus. I due discepoli all'inizio sono concentrati in una memoria dolorosa e che non genera speranza. Anzi, il ricordo di quello che è avvenuto a Gerusalemme, gli eventi tragici della crocifissione, della morte di Gesù, non fa altro che aumentare il dolore. Più ricordo e più provo dolore, più medito, più ci penso e più sono abbattuto. Fanno così i due discepoli di Emmaus. Ricordare per loro è come mettere il dito nella piaga. Cosa fa Gesù? Gesù cammina a fianco dei due pellegrini e mette in moto l'arte della memoria. Lui rilegge gli avvenimenti in maniera diversa, in maniera nuova. Permette l'interpretazione di quella vicenda. Cita Mosè. Il salmista chi cita? Mosè. Gesù aggiunge i profeti, per riconoscere anche nella morte di Gesù il passaggio della destra di Dio che opera meraviglie, che opera la salvezza per il suo popolo. Gesù, ai due discepoli di Emmaus, rende possibile la conversione della memoria. Siamo in Quaresima. Siamo richiamati alla conversione, anche la conversione della memoria, da una memoria dolorosa che ci ferisce, che ci spiazza, ad una memoria di lode che sa riconoscere le grandi opere di Dio. E Gesù fa qualcosa anche in più, apre gli occhi dei due discepoli ai segni della sua nuova presenza. Lui spezza il pane, scompare. Le orme rimangono sempre invisibili, ma rimane con loro e li rimette in cammino. E in questa nuova memoria, che è resa possibile da Gesù per i due discepoli, come il salmista, anche loro ritrovano i fratelli, tornano indietro e trovano gli undici. La via è tracciata, la via santa è tracciata anche per noi cristiani e noi in un qualche modo ne possiamo seguire le orme. È quello che San Pietro nella sua lettera ci dice: a questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. E sia questo il cammino della nostra Quaresima.